Orso, orso, facciamo una gara di corsa. Dai, chi arriva ultimo deve preparare il pranzo. Oh, Masha, ma io non ho voglia di correre. E invece correrai. Altrimenti, sì, altrimenti preparerei io il pranzo se arrivo prima. Pronta? Oh, sì, ho paura di te che prepari il pranzo. Allora corriamo, forza, forza. Ah, non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Masha, rallento, non ti vedo più. Adesso io salto. Oh, Dio, devo saltare anch'io. Oh, ma che succede? Gli animali della fattoria si sono spaventati. Hanno buttato giù il recinto e sono usciti. Oh, il proprietario è veramente molto arrabbiato. Ma che cosa avete combinato? Avete spaventato i miei animali. Come farò? Come farò? Adesso mi dovete aiutare a ritrovarli. Oh, sì, certo. Non si preoccupi, l'aiuteremo, ci mancherebbe. Masha, vuol dire che dobbiamo camminare ancora? Sì, dovrete proprio camminare. Dovete ritrovare i miei animali. Forza, mettiamoci all'opera. Allora, io vado da questa parte, voi cercate nelle altre direzioni. E sarà meglio per voi che tornino tutti, tutti nella mia fattoria, altrimenti saranno guai. Oh, va bene. Va bene, ci mettiamo a cercarli. Io vado intanto. Masha, ma è tutta colpa tua e ci rimetto sempre io. Oh, io sono stanco, non ho voglia di andare a cercare gli animali. Uffa. E invece la nostra Masha e il nostro orso devono proprio mettersi a cercare gli animali. Il nostro orso inizia a camminare per la città. Oh, è proprio stanco, non aveva proprio voglia né di fare la gara di corsa né di mettersi a cercare gli animali. È sempre colpa di Masha che gli crea questi scherzetti. Vediamo un po' qui. Allora, guardiamo un po' a destra, a sinistra. Oh, una mucca! Oh, meno male, ti ho ritrovata! Che cosa vuoi? Mucca, devi tornare nel tuo recinto! Non ci penso proprio! Ma sì, mucca, dai, fai la brava! Il tuo padrone ti ama tanto! Oh, meno male, la mucca è stata ritrovata! E qui che cosa abbiamo? Una mucca e una scimmietta! Ecco Masha! Ah, che bello! Ho ritrovato una mucca! E ho trovato anche una scimmietta! Come sono contenta! Come sono contenta! Scimmietta, vuoi venire anche tu con noi? Ah no, la scimmietta è meglio che rimanga qua! Forza mucchina, andiamo noi! Tralala, tralala, tralala! E la nostra scimmietta rimane da sola. Lei forse è meglio che rientri nello zoo. Eh sì, scimmietta dispettosa. E qua che cosa sta succedendo? Oh, si è bloccato il traffico. Abbiamo qua un cavallo e una mucca. Ehi, lei, ne sa qualcosa di questi animali? Sono forse suoi? Oh, sì, sì, sono miei, sono usciti dal recinto. È stata tutta colpa di un orso e di Masha. Ah, capisco, sì, quella lì combina sempre un sacco di guai. Oh, sono spiacente, poliziotto, sono veramente spiacente. Guardi, stringiamoci la mano, venga pure da me quando vuole, le darò tanto latte fresco. Oh, e anche questi due animali sono stati recuperati, possono tornare nella fattoria. Oh, bene, abbiamo recuperato tutti gli animali. Oh, sono così spiacente per il disturbo che le abbiamo creato. Mi dispiace tanto, tanto, tanto. Sì, dispiace anche a me. Mi dispiace veramente tanto. Oh, per fortuna però tutti gli animali sono di nuovo al sicuro. Eh sì. Ah, va bene, vi devo comunque ringraziare per avermi aiutato. Ma ci mancherebbe altro. È stata tutta colpa di Masha. Ah, finalmente a casa. Oh, che bel giardino. Che fiori profumati! Oh, come mi piace il profumo dei fiori! Ah, è bellissima la primavera! Anche qua altri fiorellini! Che profumo meraviglioso! Viene quasi voglia di mangiarli! Oh, che belli tutti questi fiori, questi alberi, questi colori! Mi piacciono tantissimo! Oh,
che bello! Come mi piace stare all'aria aperta! Ah, che meraviglia, che meraviglia! Ah! Oddio, Arco, mi hai fatto prendere paura! No, Masha, non volevo spaventarti! Masha, torna qui! Masha! Masha, ti prego, non arrabbiarti, Masha! Ah, mi hai fatto paura! Oddio, sono così stanco! È tutto il giorno che corro e cammino! Orsa! Orso, mi è passata la paura! Ah, meno male, Masha! Non volevo spaventarti, volevo solo farti uno scherzetto! ci sei proprio riuscito? Però dai, va bene! Oggi io ne ho combinato una veramente grossa, ti ho messo proprio nei pasticci! Ah, sì! Mi hai fatto correre tutto il giorno! Dai, Orso, non pensiamoci più! Adesso andiamo a casa a preparare da mangiare! E sarai tu a prepararla!